intervenire per lei a questo Consiglio Generale è un momento importante e significativo, perché anche se con un decennio dopo Mario Gualeni, la mia attività sindacale è iniziata in due sedi geografiche particolari: una era l'Istituto Magistrale di Brino e l'altra era questa sala del Comune di Lovere, dove si svolgevano importanti momenti di attività scolastica particolare. Chi ha seguito la storia della scuola di Bergamo sa che questo territorio è l'espressione di innovazione didattica, con presenza di personaggi della CISL e della CISL Scuola importantissimi. Ecco, per me è un momento importante oggi. E poi, perché mai come in questo momento un Consiglio Generale ha meritato tanta attenzione, proprio perché ci troviamo in questa crisi economica che difficilmente la nostra memoria può ricordare di pari entità. Però è altrettanto vero che ci troviamo di fronte a un panorama decisamente nuovo, non certo per la composizione dei partiti, ma nella loro struttura. È l'evento questo che ci impone come CISL, e lo ha detto Ferdinando nella sua relazione, una riflessione nuova, una riflessione sul nostro ruolo. Dobbiamo ricercare e sollecitare la politica per ripartarla a quel ruolo principe, che è quello di fare mediazione fra interessi pubblici e interessi privati. Oggi la politica non fa più questa mediazione. Senza questa svolta della politica noi saremo condannati al declino. La CISL, che poi con il congresso che è terminato la settimana scorsa, ha indicato a questo governo, un governo di necessità, perché non può essere definito in modo diverso, la rotta necessaria per superare i contrapposti interessi, per prestare attenzione alla persona, perché questa è l'altra sfida che noi abbiamo davanti, prestare attenzione alla persona. La CISL ha anche riconfigurato il rapporto tra la struttura sindacale territoriale e i lavoratori, scegliendo il territorio. E credo che la relazione di Ferdinando, che è tutto un programma che certo richiederà ulteriori discussioni e approfondimenti, ma che altrettanto certamente aprirà nuovi orizzonti all'azione sindacale, che deve accettare la sfida del presidio del territorio coniugato con l'azione contrattuale. Ora, se è vero che il compito del presidio abbraccia per le competenze organizzative in modo forte e quindi nuove scelte di marketing territoriale, quello dell'azione contrattuale è molto più complesso, perché devi fare conto anche con contesti molto più ampi all'interno dei quali spesso non tutte le sensibilità con compiti decisionali mostrano apertura e capacità di ascolto. Non è facile parlare con i sindaci, con tutti i sindaci, anche della provincia di Bergamo. Ma quello che conta per noi è prepararci ad affrontare il nuovo cammino con la consapevolezza che abbiamo sfruttato tutti gli spiazzi di confronto e predisposto tutti i percorsi funzionali a rispondere positivamente ad una realtà sempre più complessa, che si trasforma quotidianamente e ci rappresenta sempre nuovi e pressanti bisogni. E allora il nostro compito futuro è quello di abitare il territorio. Anzi, dirò di più, è quello di abitare il territorio. Noi dobbiamo abitare ed abitare il territorio, perché dobbiamo vincere la sfida di essere rappresentanti dei lavoratori in un mondo che cambia, in un mondo del lavoro che cambia. Dobbiamo fare sindacati ed essere sindacalisti in un tempo di crisi, che noi non eravamo abituati ad essere sindacalisti in un tempo di crisi. Una crisi che voi conoscete benissimo: le motivazioni, la globalizzazione, il predominio dei poteri finanziari, la pervasività delle logiche di mercato, la debolezza della politica, che è uno dei motivi forti di questa crisi in Italia. La strategia che come CISL dobbiamo seguire è quella di cercare soluzioni giorno per giorno, calibrarle nei singoli fatti, sulle questioni concrete da risolvere, senza farsi condizionare da schemi ideologici che ormai sono superati. Ma dobbiamo mantenere però fedeli quelli che sono i nostri ideali, l'uguaglianza e il riformismo, perché questi appartengono al nostro DNA e qualsiasi trasformazione ne dobbiamo tenere presente. Obiettivi da raggiungere con sindacalisti capaci, capaci di interpretare e guidare l'azione del lavoratore nella realizzazione di una società del lavoro che deve essere più giusta,
più equilibrata, un nuovo sindacato che è capace anche di rispondere alle provocazioni. Una, l'ultima, quella lanciata da un giornalista di Repubblica sul Mulino. Io invito a tutti a leggere questa provocazione. Roberto Mania ha scritto sul Mulino un articolo, dice: se in Italia c'è ancora il sindacato, batti un colpo. Guarda caso, è un giornalista di Repubblica, quello che ha scritto nemmeno, non ha scritto niente sul nostro congresso. No? Cosa dice questo giornalista? Dice che manca in Italia un sindacato, perché quando bisogna denigrare il sindacato, non la sigla sindacale, manca in Italia un sindacato in grado di intervenire in maniera efficace là dove c'è bisogno di tutela e di maggiore produttività. Per Maria c'è in Italia un sindacato che tiene ferma al centro la sua massa critica, lasciando in periferia i servizi che permettono proselitismo e finanziamento. E continua dicendo: c'è timidezza a spostare il baricentro della contrattazione nei luoghi di lavoro. Ecco, questo è chi non ha ascoltato, non ha voluto ascoltare niente del nostro congresso. Su conquista del lavoro è stato scritto in modo chiaro. E noi invece la sfida l'abbiamo accettata e come sempre la vinceremo. C'è una grande sfida che la CISL ha anticipato e che come sempre vincerà, che è quella di mettere al centro del percorso quadriennale, perché un congresso non può andare oltre al quadriennio, il welfare a misura di territorio, per rilanciare una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e ridurre quello che è il nostro dramma, che è il dramma di questi giorni, la disoccupazione dei giovani, la povertà, il disagio. Questa è la sfida che dobbiamo vincere noi come organizzazione sindacale. Rilanciare la crescita del territorio deve significare per ogni territorio di produrre valori, perché il territorio deve produrre valore. La crescita delle nuove generazioni sopravvive in quei territori in cui le comunità passeranno da un modello dissipativo, consumo, rendita, ad un modello capace di produrre valori. Produrre valori economici sicuramente, ma anche valori di senso, valori di socialità e perché no, anche valori di bellezza, perché questa è la sfida che abbiamo davanti. Molti sono i beni che possono essere visti come beni di comunità, perché oggi bene comune ormai è superata, oggi noi dobbiamo parlare di beni di comunità. Ecco, molti di questi pezzi di beni appartengono allo Stato sociale e in un territorio quale pezzo va difeso con le unghie e con i denti se non la scuola e la sanità e il lavoro? Questi sono i tre valori che dobbiamo sempre difendere. Il territorio senza la scuola non va da nessuna parte. La scuola è un bene straordinario, non è una voce di costo ma di investimento. Bisogna mettere il grande apparato della scuola a servizio delle persone. Bisogna valorizzare le persone che ci lavorano, che non meritano di essere trattate alla stregua di professionisti di serie B o peggio ancora di fannulloni. La scuola è stato sociale e deve essere difesa. Altro valore, la sanità. La domanda di sanità ormai in qualsiasi territorio è infinita. È infinita la domanda di sanità. La salvezza sta tutta nella sanità. E in una società dove vivono persone sempre più secolarizzate, non si può affrontare il problema sanità parlando di tagli, perché i cittadini non accetteranno mai tagli alla sanità. Il malato ha bisogno di cure e di accompagnamento, e quindi la sanità è da considerarsi vita, ecco perché è stato sociale. Scuola, sanità e lavoro, non visto solo come momento economico il lavoro, ma come visibilità sociale della persona che lavora, che spesso a volte viene dimenticata. Sono beni di comunità. Una comunità micro, no? Che la CISL vuole assolutamente presidiare, lo dobbiamo fare, vuole presidiare il territorio, però esigendo qualità e funzionalità, perché essere presente senza questi due obiettivi è nullo il discorso, e vuole presidiare il territorio con il pensiero di Luigi Sturzo, che vedeva l'Italia fondata sulla vita delle comunità. Per fare questo, e Ferdinando nelle conclusioni l'ha detto in modo chiaro, abbiamo bisogno di essere innovativi, motivati e avere tanta passione, altrimenti questi risultati non si raggiungeranno mai. Prima di concludere mi piace ricordare a me stesso e a voi, non un antico proverbio napoletano, conquiste del lavoro, ora parlate di Pummarò e Limoncello, quindi vado oltre, ma un proverbio cinese che racconta una profonda eterna verità. Globalizzazione.
Sì, se vuoi un anno di prosperità, fai crescere il grano. Se vuoi 10 anni di prosperità, fai crescere gli alberi. Se vuoi 100 anni di prosperità, fai crescere le persone. Ecco, credo proprio che oggi dobbiamo dedicare tutte le nostre energie a far crescere nelle persone l'entusiasmo per il nuovo corso, per il protagonismo che le porterà a concorrere al miglioramento degli stili di vita di tutti e di tutti noi in modo particolare. Grazie.